Bene, eccoci qui al quarto episodio di Catafract, o meglio del sistema Grey Battles of History. Stiamo alle prese con il modulo Attila, o meglio il modulo che adesso fa parte con la seconda edizione di Catafract della scatola, intitolato appunto Campi Catalaunici o Catalonian Fields. Siamo nel 451 e vi avevo lasciato col terzo episodio con l'attacco. Vado un attimo a fare una panoramica con l'attacco al centro di Ezio, che più che un attacco è tenere il centro e impedire alla fila 1 di attaccare, alla fila della cavalleria 1 di Attila, di attaccare sul fianco la cavalleria visigota. Che ho subito con Teodorico lanciato all'attacco. Vediamo un po', questa non c'è una precisa strategia. Ho tentato un fronte-fronte, dato che, come ho detto, c'è una leggera superiorità numerica di Ezio con Teodorico e una reazione di Attila. Ma vediamo un po' come i Goti di Valimir reagiscono. <coughs> ho già tirato il dado per l'iniziativa, dato che tutti i comandanti di quattro romano, ad, ad eccezione di. Ecco qui eh, di Torimundo che tirerò, per quale tirerò il dado. Quanto toccherà sia Ardarico a Torimundo? Ma mh, due tiri di dado hanno determinato, eh, dato che stavo simulando in solitario, che attiverò Valimir e poi Ellac. Cosa facciamo con Valimir? Ovviamente vi faccio vedere un po' di eh, adesso. Il corpo a corpo, il lancio del il Missile Fire: in ogni caso l'abbiamo già guardato con il Harassment e Dispersal degli unni, ma adesso tenterò anche con gli arcieri goti eh, di Valimir. Vi, eh, vi ricordo che durante il movimento, chi è dotato di armi di lancio può sparare. Ovviamente avrà eh, più uno sul dado come, eh, ecco metterò come al solito le tabelle in sovraimpressione come risulta dalla eh, results chart muoviamo, eh, come ho già detto questa è una, eh, una linea una linea costituita da goti, ostrogoti eh, o meglio sono tutti goti, ostrogoti, goti e cavalleria è una cosa anomala ma sì è tutto diciamo una tribù quindi è, è eh, considerata linea Valimir in questo scenario è un Section Commander. Solitamente il Section Commander, per dare un ordine in linea, dovrebbe essere entro il raggio di Attila. Attila è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non riesce, ma al primo turno, indipendentemente dal raggio di Attila. Valimir può dare un comando di linea quindi Valimir, chiaramente il comando di linea vale molto ricordatevi Commands Colors quando esce la Line Command è una buona carta perché permette di attivare eh, tutta una linea di eh, fanteria o tutta una fila di un esercito in questo caso è quasi la stessa cosa attiviamo, tirerò anche il dado eh, tentativo con la cavalleria HC dei Goti Attaccherò la, eh, i Visigoti sul, sul fianco. La, gli arcieri tireranno sulla cavalleria, ma andranno poi a coprire la prima linea per i Visigoti di eh, Teodorico II. Ecco qui il movimento: 5, come al solito. Guardate sempre il numeretto nero sulla destra. Faccio 1-2, muovono di 5-3. <coughs> Può diciamo, arrivare, lo faccio arrivare qui. 4 e 5, si mette in questa posizione, tiro un dado per vedere se colpisce. A 4 di distanza, questi sono light infantry armati di arco normale, e possono prendere fino a 4 ma con 0-1, fanno 4, ecco il 4 lo metto qui, non colpiscono. Continuiamo, continuiamo a muovere, eh, ricordatevi dovete girarli per indicare che hanno mosso, Muovo anche l'altra unità gota 1 2 3 4 lancio contro questa medium infantry a 3 questa volta colpisce con 0 1 2 3 tiro il dado 9 quando faccio 9 diventano eh, come già avevo anticipato missile low allora vado a prendere un missile low e ricordatevi eccolo qui lo giro Ecco, eh, memorizzate bene questi passaggi, mosso ha tirato le frecce, ma con un 9 diventa missile low. Ancora questo eh, goto qui farà 1 2 lancia contro la cavalleria visigota, a 3 di distanza colpisce fino a 3, faccio 0, col quindi colpisce il povero cavaliere visigoto che perde qualche uomo. 3 e faccio 4 e 5 va a occupare la prima riga. Anche questo quarto arciere fa 1-2. Lancio attenzione. Eh, già vi inserisco una regola quando c'è un'unità che sta per essere ma non è questo il caso dovrei muovere qui comunque ve lo, ve lo anticipo quando c'è un'unità che sta per essere attaccata sul fianco e entro due esagoni e ha più punti di movimento dell'unità avanzante questa unità può cambiare facing non è questo il caso perché è ancora frontale quando arriverà qui questa unità allora il visigoto potrà cambiare fianco quindi 1 2 3 sparo a 2 tiriamo il dado 7 a 2 7 non colpisco e, e non è già javelinista eh, e quindi non diventa, eh, diventa Missile Low avanza ancora 4 e cambia di lato 5 ecco qui eh, in questo caso il visigoto dato che ha un'unità entro 2 cambia di facing per evitare attacchi sul fianco continuiamo abbiamo mosso tutti i lati di la infantry nuovo la mini infantry hanno, hanno i giavellotti, i giavellotti della fanteria e sparano uno hanno solo uno reaction fire alla fine 1 2 3 4 5 eccolo che è andato a costruire la sua co cercherò di mantenerli gli adiacenti me lo muoverò dopo questo strogotto va a fare la seconda linea lo mettiamo sempre adiacente ecco qui fanteria che tiene il lato della, eh, dello schieramento 1 mentre la cavalleria va direttamente all'attacco fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecco qui mossa che cosa succede in questo caso? prima di tutto eh, adesso vi farò vedere cosa succede così vi andrò a spiegare la ehm, clash of spears chart ma in ogni caso vi faccio eh, notare che è entrata in ZOC e eh, quando è entrata in ZOC si tireranno i giavellotti sia per il difensore e se ce l'avesse l'attaccante, ma in questo caso non è il caso. Quindi 1 2 3 4 5 6 7. Ecco, abbiamo un movimento. Questa unità e questa unità, siccome possono hanno maggiore mobilità si girano di un facing o meglio di 30 gradi eh, per fronteggiare la minaccia quindi eh, mossa, mossa le unità si sono girate poi vedremo cosa succede in difesa continuiamo con questo attacco 1 2 3 4 5 6 ecco qui l'altro attacco sempre della cavalleria gota e l'altra la cavalleria gota va a rinforzare diciamo il centro e Valimir si mantiene con cavallerie finito il movimento dobbiamo subito ecco metto meglio la eh, telecamera dobbiamo subito eh, lanciare i giavellotti in difesa perché hanno un reaction fire giavellotti in difesa della cavalleria fino a 4 quindi prendiamo da 0 a 4 cominciamo dal questa cavalleria numero 8 contro la numero 7 gota 7 niente e, i e, chi ha il giavellotto quando fa da 6 a 9 diventa missilow, ecco qua il missilow. Abbiamo l'altro visigoto a piena forza, la cavalleria numero 3. 6 con 6 non colpisce e diventa anche missilow. Vedete con quale facilità le unità diventano missilow. Poi abbiamo quest'altra eh, cavalleria visigota che spara contro la numero 5 gota. Andiamo a, a tirare, è uscito 6. Nulla, non colpisce e diventa anch'essa missile low. Come vedete, eh, tre colpi sfortunati, non facciamo danni. E adesso è finita la reaction fire. Cosa succede? Ecco, dovreste, non le metto, eh, se no metto 10.000 eh, marker. Vedete questo shock must, must check TQ. Allora, tutte queste unità che stanno attaccando dovrebbero utilizzare questa... Questo mark che, si, che indica che queste unità devono fare attacco e devono fare la, eh, co la, il mm, controllo qualità, il controllo morale. Ovviamente lo fa l'attaccante, lo fa il difensore. Tiriamo il dado. Allora hanno 5 questi goti, quindi facciamo i controlli: 1, 2, 3. Tiro il dado per tutti e tre. Primo 1 non succede niente, è al di sotto. Secondo. 0 non succede niente al di sotto perché anche la seconda aveva 5, la terza sempre 5, vediamo un po' cosa succede, abbiamo 3, viene supera tranquillamente il morale, anche il difensore deve farlo, hanno tutti 6, quindi comincerò dalla numero 8, numero 3 e numero 4, vediamo la 8, tiro piano piano il dado, 0 lo passa la seconda uno lo passa, la terza, quattro lo passa, quindi nessun problema per eh, il controllo, diciamo, morale, per il controllo cohesion. Cosa succede adesso? Dobbiamo fare i combattimenti. Allora, ovviamente eh, ho a fianco la, la tabella, poi, ecco, magari vi faccio dare un'occhiata alla tabella volante, poi comunque la, eh, durante, il video, durante il montaggio video la farò apparire in sovraimpressione. La prima cosa che dobbiamo vedere è il rapporto fra la tipologia di unità. Allora abbiamo un'unità HC che sta, questa unità sta attaccando frontale una LC, quindi un HC contro, oh sorry, scusate, ho fatto un po' di, di caos, ecco qua. L'HC sul attacker type contro LC combattono su, case, su colonna 9 ve la faccio un attimo vedere ma vi ripeto poi ve la farò apparire sulla pressione vedete? la metto qui, vediamo un po' se riesco a mettere in evidenza HC contro LC è colonna 9 vediamo un po' se l'unità HC quando attacca fronte ha attacchi superiori HC, ecco qui vado a prendere HC+, e che deve attaccare hanno attacker superiority contro lc che cosa significa? significa che i, da i danni che infligge l'hc all'lc sono raddoppiati quindi colonna 9 la colonna 9 di hc vado a tirare il dado, è solo un'unità, quindi non abbiamo problemi di size, ho detto in questo, in questo particolare scenario non ci sono size, se c'è più un'unità c'è lo shift di colonna, colonna 9, è uscito 1, 1 vuol dire 3, 2, 3 sono i danni che prende l'attaccante, 2 fra parentesi sono i danni che prende il difensore, ma Intanto mettiamo 3 a questa eh, gota cavalleria pesante che prende 3 danni. Ecco, lo metto sotto come 3 danni. Vedete, sto mettendo i danni alla cavalleria gota, ma allo stesso tempo la cavalleria visigota, che ha 6, non prende 2 danni, ma ne prende 4 perché praticamente l'HC ha attacker superiority. Allora, a questo punto... Ne prende 4 diventa unità da 5. Ecco qui, poi vi dirò un'altra cosettina che è accaduta, ma lo dirò alla fine dello scontro. Continuiamo. Qui abbiamo un'altra cavalleria gota che sta attaccando fronte a fronte un'altra cavalleria visigota. E come prima 9. Colonna 9 con i danni a difensore raddoppiati, 2, 2, e sempre. No, questa volta è 2-4. Quindi. La cavalleria gota pesante prende due danni, ecco qui, mentre la cavalleria visigota numero 3 ne prende due raddoppiati 4. 4 danni alla cavalleria visigota. Vedete sto proseguendo molto velocemente, qui abbiamo la stessa identica situazione, tiriamo il dado, vediamo un po' quanto facciamo, vedete sono tanti i tiri di dado, 2. È sempre 2-4 quindi questa unità: i goti 5 alleati di Attila prendono 2 danni e i visigoti di Teodorico. Questa unità ne prende 4 perché sono raddoppiati, anziché 2, va a 5, tolgo l'una e metto 5. Cosa succede adesso? Diciamo che si mantiene il missile low per le unità di. Teodorico, ma eh, analisi C se l'unità. Questo vi ripeto la regola, se l'unità eh, è entro uno dalla rotta. Perché vi ricordo quando eh, l'unità ha raggiunto il suo livello di coesione: questo è 5 e 6, deve fare un check morale. Che cosa succede? Se lo passa, Quel 5 diventerà 4. Se non lo passa, l'unità va in rotta. 0 lo passa, quindi questo 6 va a 4 e l'unità continua a rimanere, diciamo, ingaggiata. Ecco qui. Continuiamo. Questa unità ha 4, quindi può rimanere in zoc nemica, mentre la Unità Visigota 4, anche lei deve fare check morale, lo passa, quindi invece di 5 andrà anche lei a 4. Ecco qui abbiamo finito questo primo scontro. Come al solito voglio mantenere il video corto da 15 minuti per farvi un attimo metabolizzare. Ribadisco, abbiamo fatto, abbiamo mosso con l'ala di Valimir per tenere il fianco e per dare fastidio per rendere inefficace la grande carica di Teodorico contro la cavalleria Unna, e abbiamo tenuto gli arcieri semplicemente alla, in prima linea, lanciano ma aspettano il, 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 il movimento di Teodorico II. Ecco, metto la telecamera in questa maniera per metterlo in evidenza, eccolo qui. Mentre queste tre cavallerie pesante che sfruttano la loro eh, superiorità dal punto di vista dell'attacker eh, della superiority hanno inflitto pesanti danni a queste, eh, queste cavallerie visigote all'attacco. Con il prossimo turno, ecco faccio una panoramica, con il prossimo turno attiverò Ellac all'attacco contro la prima linea di fanteria di Ezio. Grazie per... Eh l'attenzione e alla prossima con Catafract. Ciao.